Sono sincero, dopo la partita avevo un fuoco dentro, ma come penso tutti i miei compagni, incredibile, che non ricordo un nervoso, no, una delusione del genere. Una delusione del genere perché abbiamo regalato 60 minuti, tutto il primo tempo e 10 minuti del secondo tempo, e noi questo non ce lo possiamo permettere. Quando la partita si mette in quelle condizioni, che vai sotto 3-0 e poi dopo provi a recuperarla in tutti i modi, quasi ci riesci, il rammarico è ancora più grosso. È ancora più grosso perché hai dimostrato che te la potevi giocare, però, come ripeto, non puoi permetterti di regalare 60 minuti. Che è successo? È successo che abbiamo preparato la partita di settimana in un determinato modo e non siamo scesi in campo con la mentalità e con la cattiveria giusta che penso che abbiamo dimostrato di avere. E questa è la cosa più sbagliata che ci sia. Perché uno magari può sbagliare una diagonale, può sbagliare una parata, può sbagliare un gol. Però io penso che l'atteggiamento e la cattiveria che un giocatore o una squadra deve avere è fondamentale. È fondamentale. È l'unica cosa che penso che a una squadra non bisogna perdonare, è la cattiveria e la fame. Poi dopo se una squadra perde o vince, le vittorie, le sconfitte, i pareggi, è normale. Però la cattiveria, la determinazione, la voglia, la fame non deve mancare. Quello è l'aspetto che non può mancare assolutamente. Al di là di quest'ultima partita, anche nelle altre comunque si erano visti alcuni errori individuali, distrazioni anche gravi che poi avevano portato a subire dei gol. Questo a cosa è dovuto secondo te? Ripeto, il gioco sbaglia chi è in campo. Purtroppo gli errori ci sono sempre stati, ci saranno sempre. Però ripeto, la cosa fondamentale è non sbagliare l'atteggiamento. L'atteggiamento alla partita è la cosa fondamentale che ti porta spesso risultati positivi. Poi dopo, ripeto, uno può sbagliare, può commettere errori, ma la cosa che non si può sbagliare è l'atteggiamento. Anche perché abbiamo sempre, penso, fatto prestazioni importanti, parlo magari anche l'ultima partita in casa contro Pisa, abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo creato tanto e la squadra ha giocato secondo il mio punto di vista veramente bene. E dopo vai in un campo, sicuramente un campo difficile, pesante, quello di Macerata, un campo che non ti permetteva di fare il nostro gioco, un campo difficile. Che, ripeto, non ti permette di fare il nostro gioco, però questa non deve essere una scusante, non deve essere un alibi, perché, ripeto, l'atteggiamento è la cosa più importante. La partita con il Prato, come la vedi? La partita con il Prato, la partita è sicuramente difficile, come tutte, però la cosa importante è scendere veramente con la fame come sappiamo scendere in campo. E se scenderemo in campo con la fame come sappiamo noi di fare, sarà difficile per chiunque venga qui a terra. Faccio la stessa domanda che ho fatto per Rotta, voi avete un tatuaggio in comune, ti fa rabbia vederlo, ti fa amarezza? Noi l'abbiamo vinto sul campo, la Serie B ce la siamo conquistata sul campo, quelle poche ma sicuro. Poi possono dire quello che gli pare, noi la Serie B l'abbiamo vinto e quindi ci hanno tolto qualcosa di veramente importante, ci hanno tolto qualcosa di troppo grande. Però la cosa più giusta io penso mettere l'anno scorso e quello che è successo, adesso siamo quest'anno, adesso siamo un'altra squadra, siamo un'altra rosa, ci sono altri giocatori e adesso basta, bisogna concentrarci e metterci con la testa al campionato, perché ti fa capire questo campionato che non basta essere belli,
Bisogna avere fame, bisogna avere cattiveria, bisogna stare lì concentrati con la testa sul campo. Noi che non che non lo facciamo, però domenica mi ha dimostrato che, specialmente il primo tempo, non siamo scesi al 100%, come abbiamo sempre fatto. Vivarini ha detto che dopo una serata qualcosa cambierà nella vostra testa. Sei d'accordo? Sono d'accordo perché giustamente il mister ci aveva detto di, ci aveva preparato una partita in maniera diversa, non abbia rispettato le sue decisioni, il suo modo di pensare e quindi adesso basta. Adesso andiamo sabato contro il Prato e dobbiamo far capire che è stato un incidente di percorso.